Ben ritrovati con la rassegna stampa di oggi. Questa è la prima edizione. In studio con voi Rosario Moreno. Il voto fa bene al governo, ma ha tramortito 5 Stelle. Il leader, le regole interne, i temi e la strada di Grillo, insomma, quali sono i nodi e le scadenze del Movimento 5 Stelle dopo i regionali. I dati dell'Election Day parlano chiaro e la storica vittoria per il taglio dei parlamentari da solo non basta a nascondere i problemi. Se tutti, su tutti c'è il punto interrogativo della reggenza ormai da troppo tempo nelle mani di Vito Crimi, ma non è ancora chiaro con quale formula si potrà ridare una guida politica. Di Battista è il punto di riferimento dei ribelli e Di Maio, insomma, ora è il primo dei governisti. Sullo sfondo, neanche troppo, quindi c'è Giuseppe Conte. Nelle regioni al voto l'area di governo prevale sul centrodestra 57 a 43, nei sondaggi della sottostima appunto per la maggioranza. L'analisi dell'Istituto Cattaneo scrive che il PD si conferma primo per consensi nel complesso delle regioni chiamate al voto nell'ultima consultazione, seguito da Lega, Fratelli d'Italia, 5 Stelle e Forza Italia. Questo dato va ovviamente letto considerando che in Campania e Veneto i voti di molti potenziali elettori di PD e Lega sono andati alle liste dei presidenti. Londra, la city svuotata dal Covid, metropolitane semideserte, niente turisti e tamponi impossibili, ma la movida è senza mascherina. Da Trafalgar Square a Regent Street, negozi semivuoti e fame di turisti, niente flussi di pendolari, mentre la city continua a lavorare in remoto. Quello che non si è fermato invece è il ritmo della movida a Soho, dove le mascherine sono zero. Intanto l'82% delle classi ha già studenti in quarantena e per fare un tampone bisogna fare più di 100 km e aspettare un mese. Roma, racket del commercio ambulante, ci sono 18 arresti, sequestrato 1 milione di euro. Un racket, l'estorsione e la corruzione a Roma nell'ambito del commercio ambulante, 18 misure cautelari, 8 in carcere, 10 ai domiciliari, sono state eseguite appunto ieri mattina su delega della Procura dai militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e dal personale della Polizia Locale di Roma Capitale nell'ambito dell'indagine sul cosiddetto racket delle autorizzazioni per il commercio su strada, con il coinvolgimento di pubblici ufficiali, imprenditori e sindacalisti, alcuni appartenenti a una nota famiglia di ambulanti romani. Coronavirus, Trump dice che ci sono 200.000 morti in USA, insomma è una vergogna, ma potevano essere 2 milioni e mezzo. Il presidente USA, rispondendo a un giornalista, attacca di nuovo la Cina sul virus e commenta la tragica soglia di vittime superata dagli Stati Uniti, ma a distrarre gli americani appunto dalla pandemia, o almeno questo è quello che si augura la Casa Bianca, sarà la nomina della nuova giudice della Corte Suprema. Intanto Trump incassa la vittoria sull'accordo per evitare lo shutdown fino a dicembre. Pirateria online, oscurati 58 siti web illegali e 18 canali Telegram, facevano 80 milioni di accesso l'anno. Il 90% degli illeciti sono appunto in Italia. Il provvedimento è l'esito di un'articolata indagine appunto contro i centri di diffusione illegale in rete di contenuti multimediale e in generale di prodotti editoriali coperti dal diritto d'autore, ed è stato stabilito dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia. Pacco bomba indirizzato al presidente di Confindustria Brescia, Giuseppe Pasini, messo sotto scorta. Un pacco bomba anonimo è arrivato martedì nella sede della Feralpi Group. Era indirizzato al presidente dell'azienda siderurgica, nonché leader di Confindustria Brescia, Giuseppe Pasini. All'interno del pacco, recapitato nell'azienda di Lonato del Garda, c'erano un detonatore e della polvere da sparo. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa prima edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.